è il senso di questa festa in un periodo così duro per il lavoro? Io penso che un concerto sia bello e gratuito, però in realtà il primo maggio ha tutta un'altra valenza, e la valenza non è di festa, perché non c'è un cazzo da festeggiare. Può essere anche una dimostrazione di unità di tutti i lavoratori e di quelli che non lavorano. Faccio capire che comunque ci siamo. Io lavoro, ma dovrò andare in pensione con una pensione diversa dai contributi che ho versato. Il ministro Fornero ha detto che è un primo maggio triste. Per lei no, guadagna 4 milioni all'anno, per noi è triste. Il lavoro è morto? È morto, sì. Qua invece di festeggiare dobbiamo darci il lavoro, non è da festeggiare la disoccupazione, gli esodati, cosa dobbiamo festeggiare? Io ho lavorato per 13 anni e mezzo in un'azienda, questa azienda nell'arco di 6 mesi ha chiuso e adesso mi trovo senza lavoro, però sono ancora ottimista, importante anche darsi da fare. È un pochino una festa di chi non c'è, perché i lavoratori in fin dei conti ce ne sono pochi, quindi è una festa per gli assenti più che per i presenti. Noi siamo fortunati, lavoriamo tutti e due e abbiamo entrambi un lavoro e tutte le mattine, guarda, siamo veramente fieri di alzarci, lavorare, e un pensiero va veramente a tutte le persone disoccupate, giovani, anche meno giovani, perché c'è gente che perde il lavoro a 50 anni. Il ministro Fornero ha detto che è una festa un po' triste oggi. Certo, una festa triste, ma per noi, per chi è morto, per chi si sta suicidando, per chi non c'ha più lavoro, perché è pieno di debiti, questo è.